Nessun intro particolare per i vlog di oggi, a parte il mio fantastico timelapse. Allora, stamattina mi sono svegliata molto presto, ho fatto tutte le mie cose molto velocemente. Allora mi sono detta, ma facciamo qualcosa di utile, sistemiamo l'armadio. Ed è successo questo. Quella barra lì in alto si è staccata per l'ennesima volta perché questa roba di plastica continua a rompersi. Ho provato a tirare fuori l'art attack che è in me, però ora la situazione è... Questa stanza è 3 metri per 2, io ci faccio video, quindi non posso lasciare la situazione così, ma al tempo stesso devo fare video perché mi sono ripromessa di fare un video al giorno per X giorni. Quindi, nel mentre che io metto a posto i vestiti, chiacchiero con voi e vi racconto il trick di oggi di Imbranati in viaggio. Iniziamo, se no non finiamo più. Allora, una delle cose che più mi terrorizzava come imbranata in viaggio era proprio quella di comprare un biglietto aereo online. Infatti oggi vi voglio parlare dei siti che si utilizzano per comprare i voli a poco prezzo. Sapete, no, di quali sto parlando? Io per comprare i biglietti aerei utilizzo il computer, ma si può utilizzare anche il cellulare con la app del sito che sceglierete. Sono motori di ricerca di viaggi senza finalità di vendita e dopo vi spiego il perché. Ti permettono di confrontare in un unico sito tutte le offerte sui voli, ma anche sugli hotel. Ma di questo ne parliamo nel video di domani. Prima di tutto, se vi siete persi il daily vlog 1 e 2, andateveli a vedere perché lì spiego bene come comprare i biglietti a basso prezzo. Come dicevo all'inizio, questi siti sono motori di ricerca senza scopo di vendita. Cosa vuol dire? Vuol dire che per prenotare a tutti gli effetti il vostro volo verrete rimandati al sito della compagnia aerea. Mi fermo un attimo e vi racconto un aneddoto. La prima volta che ho comprato un biglietto aereo utilizzando questa tipologia di siti è stata per andare in Cina. Ve la racconto brevemente, ma voi andatevi a vedere il video. In breve, accadeva che non riuscivo a comprare il biglietto perché il sito della compagnia non me lo dava disponibile. Ho provato vari siti, i motori di ricerca, ma niente, non riuscivo a comprarlo. Immaginate l'ansia che mi pervadeva. Solo un sito mi ha fatto comprare il biglietto. Non vi dico quale, così dovete andarmi a vedere il video. Lo stesso sito l'ho usato anche per comprare i biglietti per andare a New York e non ho avuto problemi. O quasi. Ma non voglio fare paragoni tra i vari siti, ognuno si sceglie quello che preferisce, ma ricordate, se volete comprare biglietti aerei a basso prezzo dovete ricordarvi la navigazione in anonimo, cioè il VPN. Daily Vlog 1, Daily Vlog 2. Oggi video corto, così potete andarveli a rivedere tutti e due. Io mi sono persa in chiacchiere e la stanza è ancora così.